per Rete Zero. Siamo con Raffaella terzino sinistro di questa splendida nazionale italiana. Oggi un inizio che sembrava in discesa, gol dopo pochi secondi, e forse vi ha un po' illuso? Ma penso di no, eravamo partite bene, poi c'è stato, poi la squadra si è allungata, non abbiamo capito il perché, abbiamo fatto fatica ad accorciarci e abbiamo smesso di giocare la palla e quindi sono nati i primi problemi. Il CT Cabrini ha cercato a più riprese di ricompattare la squadra, chiedendo maggiore attenzione in quelli che erano i dialoghi fra centrocampo e attacco. Effettivamente le distanze fra i reparti si erano un po' ampliate, però cosa importante è che dopo il loro gol loro hanno testimoniato di essere una bella squadra. Voi avete avuto una lezione importante, a quel punto psicologicamente la partita si poteva mettere male, avete chiuso con quel gol in finale del primo tempo estremamente importante. Sì, sicuramente il gol è stato importante, ma abbiamo preso un gol secondo me stupido, potevamo evitarlo, e semplicemente questa è una squadra che si chiude dietro e riparte in contropiede, quindi dovevamo essere un po' più brave a non farle ripartire e sicuramente aggredirle nella loro metà campo e cercare di non prendere questi contropiedi perché è il loro gioco. Dopodiché invece la squadra è stata lunga, non siamo riusciti ad accorciare, ma penso che lavoreremo poi per sbagliare meno nel ritorno. Nel secondo tempo avete comunque avuto le vostre occasioni per quel 3-1 che sarebbe stato sicuramente più tranquillizzante, ma nel complesso parliamo di una vittoria e parliamo di una partenza per l'Ucraina, comunque con un gol da difendere e la possibilità non di gestire ma comunque di aspettare in qualche modo le mosse dell'avversario. Con quale psicologia avverti il respiro di questa attesa, di questa trasferta importante? Ma penso che bisogna rimanere tranquilli e riprendere tutte le energie possibili e cercare di andare là a fare la partita, certo non aspettarle perché dobbiamo portare a casa i risultati, dobbiamo passare per i playoff e andare a conquistarci quest'altra partita che poi ci porterà a fare una sorta di finale, quindi dobbiamo semplicemente analizzare la partita e poi andare a fare la nostra partita là, comunque sia in casa loro, ma non, sicuramente non chiuderci. Abbiamo visto alcune giocate importanti da grandi giocatori in campo, si sta accorciando il gap fra calcio femminile e maschile e la nazionale italiana, insomma, ci sembra formata da ottime giocatrici. La nazionale italiana è sempre stata formata da ottime giocatrici, la differenza è che ci sono degli investimenti nel maschile che nel femminile non vengono fatti, quindi ripeto che le giocatrici di talento vengono in Italia, crescono e ci sono, bisogna semplicemente coltivare, credere in questo sport che in Italia in questo momento non è ancora partito, ma all'estero è già un altro ambiente, quindi c'è solo da imparare. Sicuramente un invito a tutte le persone per poter investire su questo sport che in Italia ancora, ripeto, non è sviluppato e quindi non si può neanche paragonare col maschile, non c'è assolutamente paragone, sono due fisicità diverse, quindi certo, semplicemente grazie. Invito la gente a investire su questo sport perché di ragazze forti ce ne sono, ma questa nazionale ha bisogno di qualcuno che crede in questa nazionale, sicuramente in tutto il movimento. Raffaella, veramente una carriera splendida ti ha portato in nazionale. Se dovessi in una tua simbolica biografia mettere una fotografia in copertina, quale metteresti di questa tua storia sportiva? Ma non lo so, magari la futura ancora, non lo so, magari una che verrà. Con una dedica a Antonio Cabrini, beh, avere come CT un campione del mondo è molto importante per noi. Grazie di cuore. Grazie, arrivederci.